Fabio Troiano, la classe degli asini, intanto dici qualcosa del tuo personaggio. Beh, il mio personaggio è il marito di Mariella, di Vanessa Incontrada, e lui ha in famiglia un problema, hanno una figlia disabile, e forse anche questa l'ha spinta di Mariella a fare poi quello che ha fatto. E è un personaggio in realtà molto combattuto, nel senso che all'inizio è un po' contrario al percorso che sta affrontando la moglie, ma non perché voglia nascondere la figlia e il problema, ma secondo me perché l'abbiamo voluto leggere così, perché forse è un eccesso di protezione, vorrei chiamarlo così. Un tema importante, no, di cui si sta discutendo molto, quello dell'inclusione dei ragazzi diversamente abili, o chiamiamoli insomma diversi. Cosa ti ha interessato, insomma, di questo lavoro, di questa fiction, o quanto ti sei interessato a questo tema, o se è una cosa magari che hai affrontato proprio in vista di questo lavoro, se non ci avevi mai pensato prima? Guarda, io ci avevo pensato perché ho un'esperienza personale, nel senso che quando facevo le scuole medie, un mio compagno di classe, Claudio, era un ragazzo down. Salutiamo allora, ciao Claudio. Assolutamente, io saluto sempre, ogni volta che ritorno a Carmagnola, vicino a Torino, lo saluto e lo incontro, lo saluto, e lui mi saluta appassionatamente e con gioia, e questo è ricambiato. E quindi in realtà era un problema che conoscevo in prima persona, e una cosa che ci tengo a dire è che sicuramente la crescita personale di ognuno di noi è fatta anche di incontri, di chi incontri durante il tuo percorso, e io devo dire che se c'è qualcosa di buono in me adesso, sicuramente, e ribadisco sicuramente, è anche grazie a Claudio e ai 3 anni che ho passato a scuola con lui. Senti, a proposito di buoni, di asini, chi ci metteresti in una classe degli asini, se ce ne fosse una a disposizione? No, vabbè, dovrebbe essere un palazzetto dello sport. No, siamo per l'integrazione, quindi... Di veramente tutti? Sì, dai, sì, facciamo un'integrazione. Poi ognuno, io penso che ognuno di noi ha una coscienza e dovrebbe utilizzarla, per cui... Per mettersi da solo dietro la lavagna. Sì, o per mettersi da solo dietro la lavagna, oppure per fare dei pensierini. Quando andavo a scuola io... Per punizione ti facevano fare i pensierini, ti facevano scrivi 100 volte quella cosa che hai fatto e che non devi più fare. Ecco, forse quello, scrivere dei pensierini non sarebbe male.